Allora, come si fa il sapone? Per prima cosa si cerca il sapone su Amazon, questo blocco di sapone, vedete? Che poi va tagliato a seconda delle vostre necessità. Poi vi serviranno stampi in silicone come questi. Ed infine otterrete una, per esempio, rosellina come questa in sapone. Allora, come si fa la rosellina? Prendete il sapone, lo mettete a sciogliere sul fuoco, bagnomaria. Infilate dentro il sapone, che è bianco, dei coloranti. Io vi consiglio quelli per i dolciumi, che sono tossici. Poi potete profumarlo con delle essenze naturali, sempre dentro al sapone che avete sciolto. Infine, il sapone bello caldo com'è, lo infilate in questo o il vostro stampo e lasciate asciugare. Quando è asciugato, col silicone che è morbido, si allarga in questo modo e si tira fuori la saponetta, ovvero sia questa. Io questa l'ho fatta su rosa, come vedete c'è l'umidità, si è attaccata e quindi ha formato tutte queste goccioline. Comunque questa è una rosa, voi potete fare qualsiasi cosa e scegliendo ovviamente la forma che vi piace di più. Se volete la rosa, se volete il pippapavero, se volete il girasole, quello che vi piace. I colori scegliete voi, ovviamente state attenti perché dovete mescolare bene in maniera che si amalgamino e il colore che vedrete sarà poi quello del sapone asciutto, quindi state attenti a non dare troppo sul colore e otterrete delle bellissime saponette. Le potete fare tutti i colori, tutte le forme, con tutte le profumazioni, anche con i profumi francesi, anche con i profumi veri, nessuno ve lo impedisce. L'importante è che comunque siano naturali il più possibile, perché il sapone naturale è il migliore. Questo lo trovate su Amazon, questo lo trovate su Amazon, poi se avete altri fornitori non lo so, ma questi sono gli elementi che servono. Non serve nient'altro: una forma, il sapone, del colorante naturale e delle essenze per profumarlo. Poi lo scegliete nella bagnomaria e man mano vedrete che ne farete quantità giusta per realizzare la saponetta o le saponette o quello che volete fare, tutte le forme. Potete fare anche l'albero di Natale volendo e mescolare i colori al vostro piacimento.